di raccontare quanto abbiamo visto e udito, e soprattutto di fare spazio a coloro che oggi sembrano essere valorizzati poco o per nulla, perché siano annunciatori di buone notizie. Dunque impariamo dai pastori, e la nostra comunità, la Chiesa, la società tutta può e deve imparare dai pastori. Quanti pregiudizi anche oggi, quanta mancanza di ascolto, quanta poca fiducia. Dio invece fa così: per raggiungere tutti non parte dai primi, ma parte dagli ultimi. Valorizza quelli che contano poco o nulla, o che addirittura sono messi da parte. E poi il Vangelo ci porta al cuore del mistero. E il cuore del mistero che noi contempliamo in quel bambino, che non solo ci fa tenerezza, ci fa percepire la grandezza della nostra vita, perché il cielo è sceso sulla terra, il cuore del mistero lo cogliamo guardando Maria. Oggi la Chiesa celebra la più antica festa della Madonna, che fin dai primi secoli veneravano in Maria la Madre di Dio. Non perché Dio abbia una madre, ma nel momento in cui sceglie di farsi uomo ha bisogno di tutto, non solo di accoglienza, non solo di protezione, di custodia, ha bisogno di una mamma. E dunque noi da Maria, con questa esperienza unica, straordinaria, meravigliosa che ha vissuto, possiamo imparare tanto. E il Vangelo ci dice che Maria era in silenzio. Se i pastori parlano e